Ciao a tutti picciotti, bentornati in un nuovo video. Oggi nuovo aspettative versus realtà, Shein Addiction. So che questa è una tipologia di video che vi piace tantissimo e in realtà piace tantissimo anche a me. Soltanto che nell'ultimo periodo ho messo su diversi chili e non sono estremamente a mio agio provando vestiti davanti a una telecamera. Soltanto che so che questa è una cagata che dobbiamo superare, per cui beccatevi questo video. Il video di oggi è in collaborazione con l'Etishops. Non so se ne avete mai sentito parlare, è un servizio di cashback. Forse quest'anno la parola cashback è entrata a far parte del nostro linguaggio, o no? L'Etishops è un servizio che permette di risparmiare una percentuale quando si acquista in alcuni siti. Non vi impanicate, non è nulla di difficile, anzi è una roba facilissima, il servizio è gratuito e veramente permette di risparmiare piccole e grandi cifre. In questo momento sono sull'Apple Store e cerco l'Etishops. Io ho già scaricato l'app. In realtà è possibile sia scaricare l'app che l'estensione al computer. Non è per nulla difficile scaricarla, anzi qua giù nell'info box trovate i link sia per l'app che per il sito. Soltanto che non so voi, ma io praticamente acquisto quasi sempre solo al telefono. Per cui a questo punto ci si può iscrivere o accedere se abbiamo già un account. Io ho un account, accedo sempre con Facebook. E per tutti i nuovi clienti c'è un extra cashback, cioè la percentuale di cashback è aumentata. Questa è la schermata iniziale, ci sono tutti i negozi nei quali possiamo usufruire di questo servizio. Come vedete possiamo utilizzare questo servizio sul sito di Douglas e quindi poi basta andare al negozio. Il cashback si attiva, vedete attivato, e cliccando su attivato possiamo vedere le informazioni, le condizioni. Per esempio, qua c'è scritto attesa media per l'accredito del cashback 60 giorni. Dopo aver acquistato, il cashback viene depositato sul saldo dell'account e funziona anche se paghiamo con PayPal. Ho deciso di realizzare questo video in collaborazione con l'Etishops perché oggi proviamo proprio dei vestiti Shein. E come vedete qua nella lista dei negozi c'è Shein. Ma ci sono veramente un sacco di negozi, anche Kiko, Unieuro, MediaWorld, quindi se uno deve fare delle spese grosse, tipo che so comprare un frigorifero, anche il Libraccio, Booking sarebbe bellissimo, IBS, Yux, no veramente picciotti, tantissimi negozi. E anche Maison du Monde. Poi alla fine il servizio è gratuito, far risparmiare secondo me è una figata. Quindi ricapitoliamo, piccola lezioncina di matematica. Se per esempio sull'Etishop vediamo Zalando Privé e vediamo che c'è scritto 10% di cashback, noi entriamo sul sito dall'app oppure al computer andiamo su Zalando Privé, c'è l'estensione. Compriamo una scarpa che costa 100 euro, il cashback è al 10%, quindi dopo 8 giorni, ci sono sempre le condizioni scritte, riceviamo indietro nel saldo del nostro account 10 euro, che è il 10% di 100 euro. Seguitemi per altre lezioni di matematica. Ma cominciamo subito con questo haul di Shein. Sono rimasta catturata e praticamente ho preso soltanto roba della nuova linea Motf Premium, che ha dei prezzi un po' più altini, cioè sembra quasi di acquistare da H&M/Zara/Trafalook. Però la qualità mi sembra nettamente superiore rispetto ai capi Shein, cioè mi sembrava dalle foto, perché le foto erano un po' più professional, e poi devo dirvi che sono rimasta quasi soddisfatta. No, allora, sono rimasta super soddisfatta soprattutto del top che indosso, che ho macchiato proprio adesso perché ho mangiato la pizza poco fa, mi sono tutta sbrodolata, però ho deciso di non togliermelo perché questa sono io, una ragazza con le magliette sempre macchiate. Questo top è bello lunghetto e io lo metto praticamente sempre dentro i pantaloni. Ha un colore troppo carino proprio dalla retro, mi piace da morire lo scollo, è molto carino anche il materiale, è tutto ovviamente poliestere, però è morbido, qua c'è bella la macchia, ha anche un disegno in queste coste. L'unica cosa che non mi piace tantissimo è che sta un po' mollino, non so se è perché forse avrei dovuto prendere una taglia più piccola, però temo che la taglia più piccola poi mi stringa troppo sul collo, però è un po' mollino e quindi devo assolutamente indossarlo col reggiseno, altrimenti cioè, tipo, mi fa tutta una strana cosa qua. Per il resto ho utilizzato questo top tantissimo, l'avete visto
visto un sacco di volte e vi è piaciuto tanto. E per me è assolutamente un sì. Come vi dicevo, questa linea Motif Premium è un po' costosetta, perché questo top costa 31,99€, forse neanche, cioè forse nel reparto donna, non Trafalook di Zara, costa così tanto un top. Però a me piace molto e quindi direi di dare un voto da 1 a 5 a tutti i capi che vedremo adesso. Per me questo è 5, anche se ha questa mollet, è proprio carino, mi piace proprio da me. Fatemi sapere che voto meriterebbe per voi. Oggi mi sento larga di voti. L'ho scelto perché sul sito sembrava un bellissimo verde bottiglia molto scuro, quasi marrone, però c'era molto più verde, mentre dal vivo è praticamente marrone. È un trench di ecopelle con una ecopelle veramente sottilissima, quasi vinilica. Nell'etichetta c'è scritto premium e c'è anche un bottone attaccato al cartellino. Shein si sta evolvendo. Questo è il trench, non credo mi doni particolarmente e devo dire che il materiale non mi piace. Sulla modella è molto più figo. Non è fatto male, però non mi piace. Probabilmente i bottoni fossero stati un po' meno cheap, l'avrebbero reso un po' più carino, però comunque la manica è lunga. Io credo di aver preso una S di tutto, però mi è convinta proprio il materiale. 62€, no. No. Il mio voto da 1 a 5 è 1. Ma a proposito di trench, questo è veramente figo, mi piace il materiale, è sfoderato però ha un certo peso, è bellissimo il colore, ecco anche qui non mi fanno impazzire i bottoni. I bottoni sono rivestiti di tessuto, non sono malaccio, le cuciture devo dire che sono fatte veramente bene. L'ho indossato soltanto per una foto perché ancora a Palermo non fa così tanto caldo, forse adesso potrei cominciare a mettermelo, la verità è che non esco. È davvero, mi piace tantissimo, ha il suo cordoncino, è fatto veramente super bene, sono veramente contenta di averlo scelto. L'unica cosa che un po' mi disturba è che non ricordavo di aver visto nelle foto sul sito, è che ha un pezzo di cosa attaccato dalla spalla sino alla manica. Per fortuna questo laccetto è tipo inserito con dei bottoni, è un puntino che si può assolutamente, cioè proprio credo che sia programmato per essere staccato, e quindi lo toglierò subito dopo aver girato questo video. Ve lo faccio vedere indossato. È molto over, nel senso che la manica è un po' lunghina, ma a me questo stile piace tantissimo. Probabilmente se avessi voluto che mi vestisse un po' più giusto di manica avrei dovuto prendere l'XS, però devo dirvi che cioè, a me, io me lo metterò assolutamente. Ecco, l'unica cosa è questo, cioè, non capisco l'utilità, forse esatto, fosse stato più giusto avrebbe fatto movimento, così mi sembrano due ali. Probabilmente questa non è la migliore inquadratura. Vi faccio vedere, allora qui c'è il cordino che in questo momento è legato dietro. Come vedete ha qua anche questa stoffa che si rigira, è veramente fatto bene. Facciamo finta che non ci siano. Super carino, poi ha un sacco di dettagli. Questo è davvero un capo che si potrebbe trovare serenamente da Zara. Costa 75,99€. Probabilmente ai picciotti a cui non piace qualcosa di super over non piacerà tanto quanto me, ne sono assolutamente certa. Però io sono molto contenta. Vi faccio vedere un'altra cosa di cui sono molto entusiasta. Ah, me la metto direttamente. Raghi, non, cioè non ce l'ho fatta, sono io quando ho visto questo vestitino per giocare a tennis / padel, non ce l'ho fatta. Anche questa è della linea premium, è poliestere, è tutto a costine, è molto comodo, però abbastanza consistente, sentire molto straniera, no, mi piace tantissimo. Ovviamente questo vestitino va indossato
con i pantaloncini. A me questo piace da morire. Ecco, magari non mi sta benissimo, ma quello è un altro discorso. Io volevo tantissimo un vestito per giocare a padel, adesso che ce l'ho sono molto contenta. E il mio voto da 1 a 5,5. Ok, quando ho visto questo non ho resistito. Sempre a proposito di padel, sempre della linea premium, ho preso una S, ma in realtà secondo me avrei potuto prendere una M. Non ho ancora ben cognizione del mio corpo, cioè non so quanti chili ho preso perché non ho la bilancia e non so che misura sono. Cioè, raghi, questa è veramente una chicca e ha il pantaloncino incorporato, ve la faccio vedere. Sono la ragazza più felice del mondo con questa gonnellina. Certo, questa panza... Questa è una gonna in spandex e ha un prezzo di 26,99€, che rispetto alle altre gonnelline per giocare a tennis non è alto. Ora, non so se facendovela vedere da vicino si riesce a percepire qualcosa. È fatta veramente bene, ha tutte queste pieghettine, veramente un buon prodotto. Lei assolutamente 5. E adesso passiamo ad altre cose che probabilmente vi interessano di più dei miei capi per giocare a padel. Non dite niente. Io non so com'è che ho ordinato questa cosa. Ma che... No, adesso ve la faccio vedere. Perché secondo me è così... Non si capisce. Guardate, non l'ho neanche chiuso perché ho paura di restare intrappolata qua dentro. Secondo me, visto che questi capi me li ha mandati Shein, mi hanno chiesto di scegliere delle cose, quando mi chiedono di scegliere delle cose, mi chiedono sempre di mandare due articoli in più, così se qualcosa non c'è, mi mandano le cose in più. E io questo l'ho scelto come articolo in più. Sembra un chierichetto. Poi in realtà tipo è fatto benissimo, è di un'ecopelle bella spessa, cioè forse ci ricaverò una borsa oppure lo utilizzerò per carnevale, forse tipo se c'è qualcuno che può avere questo stile. Tra l'altro c'è un brand molto famoso che in questo momento, professoressa, non mi sovviene, che fa dei vestiti con questa linea, ma... Cioè, io sembro un chierichetto. Sembro tipo quando Giulia Valentina si traveste da zucca, più o meno così. No, è inutile che mi chiedete che cosa mi ero bevuta quando... No, cioè, raghi, non lo so, non lo capisco, lo capisco. Fa molto ridere, però. Ero così tanto presa dalla mia vita che non vi ho detto quanto è costato questo disimpegno qua. Costava 49€, ma non vi preoccupate perché è andato sold out. Ho preso una camicetta da notte, una sottovestina, una robina per dormire, così stare fresca. E l'ho presa soltanto perché c'era scritto che era di seta di gelso. Ha un prezzo di 35,99€, non è di una seta iper pregiata, però insomma è molto carina, c'ha le bretelline regolabili, cosa che... Insomma, non mi fa pensare a un grande lusso. Il pizzo non è neanche malvagio. Non è brutta, è molto molto leggera e così che te la butti lì. Lo scollo è anche carino, non è male. Infatti il mio voto da 1 a 5 è tipo 2,5 per l'impegno. Dico l'impegno perché non mi entra, ho preso una S, cioè non passa proprio. Passiamo adesso al blazer numero 1. 62,99€. No, secondo me non è un blazer da 62,99€. Però non è male, tipo pagandolo massimo 35€. Per fortuna su Shein fanno sempre tanti sconti e poi c'è il servizio di cashback. Ha anche tipo i bottoni, addirittura uno grande e uno piccino per il polso. Non è male, ma il materiale tipo è anche un po' elastico, non è il massimo. Nonostante tutto, comunque, a me sta benissimo. Ha le spalle larghe e strutturate perché hanno le spalline e poi è molto lungo, cioè può essere utilizzato proprio come capospalla. L'unica cosa è che non so se si riesce a percepire dalla telecamera, però il materiale è tipo... non è leggerino. Io di solito ho sempre trovato roba da Shein che tipo pare chissà che, poi è proprio leggerissima. Invece tutte le cose di questa linea premium mi sono sembrate consistenti, proprio le stoffe. Mi sembra che abbiano utilizzato un po' più di stoffa. Ed effettivamente questo è anche foderato, però...
È proprio cheap, cioè non 60 euro. Il mio voto da 1 a 5 è 2,5. Questo invece mi è piaciuto. Ha un prezzo di 48,99 euro. E vi dirò di più, questo è piaciuto anche a Giovi. Ha un bottone, ma non lo terrò mai abbottonato. È un blazer molto morbido, non è per nulla strutturato. Tiene caldo, il materiale è molto consistente ed è bellissimo il riflesso che fa questo tipo vellutino. Che però non è male. No, questo mi è piaciuto veramente tantissimo. Il mio voto da 1 a 5... è 5. Adesso ho preso anche un completino per stare a casa di vellutino, composto da camicetta e pantalone. Me lo metto subito. Il colore non mi valorizza, diciamocelo, però questo completino è veramente caruccio. Devo dire che sono rimasta particolarmente stupita dal velluto di questa linea Motofotop, perché è bello, cioè non è per nulla, è proprio consistente, fa dei riflessi della luce bellissimi. E questo completino è un camicione col pantalone. Pantalone che non mi veste benissimo perché è largo in vita, però stretto sulle gambe, ma col camicione sopra sembra tipo, è molto carino. È fatto molto bene, non c'è una cucitura fuori posto ed è veramente un bel completo. Il colore non me lo fa amare particolarmente perché forse è un po' troppo salmone e mi ingrigisce. Costa 70,99 euro. Chin si è un po' montato la testa. Cioè mi piace alla fine, il mio voto da 1 a 5 è... Allora, sarebbe 4... se i pantaloni non avessero sto problema, cioè sono veramente fatti sicuramente non per ragazze pera, mi fanno tipo il bozzo. Siccome i pantaloni hanno questo problema, per me il completo è da 3, però se fosse stato verde oliva sarebbe stato 5 in partenza. Ultimissima cosa di cui sono tristissima. Ha un prezzo di 41 euro. È un vestito bianco con la schiena scoperta con questo incrocio a X. Non ha le spalline regolabili e questa è una grandissima conquista. È bianco con tutte paillette quadrate e ha degli spacchetti laterali sulle gambe. È tipo un vestito da cocktail. Bellissimo, cioè veramente secondo me è figo, non mi entra neanche per sbaglio proprio, neanche per sbaglio, e ho preso la S, però proprio non passa dal culo niente, però vi giuro, bigiotti, a me questo, io a questo do 5, senza sapere come starebbe addosso perché è fatto proprio bene. Anche la fodera interna non è male. Questo è un vestito che si troverebbe serenamente tipo da Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, anche H&M. Magari non Zara, però Zara Trapalux. Veramente, 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 veramente carino. Vabbè dai, concludo il video vestita così. E niente, picciotti, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuti. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un pallino in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Vi ricordo che giù nell'info box trovate il link di Lady Shops, quindi per scaricare l'app è il link al sito. Fatemi sapere che ne pensate di tutti i capi che ho provato, fatemi sapere che voti avreste dato voi, se vi è piaciuto quello che ho preso e cosa vi è piaciuto di meno. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. Exo exo, la retro!